Martedì 4 maggio. Ariete, rincuorata dagli aspetti positivi messi in atto da Saturno e Giove, la Luna in Acquario vi aiuterà a vivere una giornata piacevole e costruttiva. Con Marte avverso farete mente locale su come rallentare i ritmi quotidiani diventati troppo intensi. Toro, la Luna in Acquario si quadra a Venere. Nell'accostarvi a chi vi piace, non usate atteggiamenti troppo spicci e schietti. Avrebbero un effetto boomerang. Delegate qualche impegno senza timore a un familiare o a un amico fidato. Da soli è impossibile. Gemelli, grazie a Mercurio che da oggi transita nel vostro cielo, negli studi avrete modo di esprimere le vostre attitudini, la vostra padronanza degli argomenti. Giove vi sostiene, potrete afferrare al volo un'opportunità di investimento molto interessante. Cancro, chi di voi è in coppia avrà più di un'occasione per approfondire e migliorare il rapporto, rendendolo ancora più significativo e appagante. Marte è nel segno, ma più accantonerete i modi diretti e drastici, più riuscirete a realizzare i vostri sogni. Leone, con Venere in quadratura dal Toro è urgente prendere atto che in amore certi comportamenti devono essere al più presto rivisti e corretti. Mostrare le proprie fragilità non è segno di debolezza, sarebbe bene però scegliere con chi aprire il cuore. Vergine, a causa di Nettuno ostile, per evitare sviste ed errori, occupatevi dei vostri progetti con scrupolosità. Avvaletevi anche della competenza di un esperto. Plutone è il vostro alleato e continua ad attivare creatività e determinazione. Approfittatene subito. Bilancia, ottimo l'ausilio di Mercurio, oltre che di Giove e Saturno nello studio. La chiarezza di idee, l'ordine logico e la capacità di esposizione deporranno a vostro favore. Nella professione puntate dritti alla meta, destreggiandovi in maniera garbata e disinvolta. Scorpione, con Urano avverso nel Toro, sul lavoro dovrete sforzare la capacità di imparare cose nuove e dimostrare di saper riconvertire le vostre risorse. Lievi somatizzazioni dovute all'eccessiva attività mentale con qualche piccolo disturbo. Rilassatevi. Sagittario, per colpa di Mercurio in Gemelli l'impegno scolastico si farà più faticoso. Al bando la discontinuità, è inutile entusiasmarvi per poi lasciar perdere subito dopo. Se qualcosa non prenderà il via, non crucciatevene, soprattutto non esasperate i contrasti. Capricorno, se un familiare all'ultimo minuto dovesse cambiare le carte in tavola per nascondere un suo errore, non vi dispiacerà più di tanto e lo perdonerete. Allontanate dal vostro solito entourage senza pensarci un istante situazioni poco chiare. Acquario, con la Luna che si quadra a Venere, non intestarditevi con un amico su idee discutibili. Procedete mantenendovi su quelle che per voi contano davvero. Dovrete riguardare certi programmi, ma vi organizzerete con intelligenza per seguire lo stesso i vostri interessi. Pesci, state riuscendo, finalmente con Venere amica nel segno del Toro, a imprimere un indirizzo più interessante e solido alla vostra vita sentimentale. Con Urano alleato nel Toro, vi cimenterete in nuovi interessi e vi farete apprezzare per l'originalità.